Anche il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotone ha festeggiato Santa Barbara, la sua santa protettrice. Alla presenza di autorità civili e militari, il vicario dell'Arcivescovo di Crotone, Monsignor Giuseppe Marra, ha presieduto una funzione religiosa all'interno della caserma. Il comandante Fabrizio Luciano ha voluto portare il saluto personale della grande famiglia dei Vigili del Fuoco. Questo è un momento che aggrega tutta l'Italia. Oggi in questo momento i nostri vertici sono nel Vaticano a celebrare la Santa Messa di Santa Barbara a nome di tutta la popolazione e a nome di tutti i Vigili del Fuoco italiani. In tutti i comandi d'Italia come questo ho voluto con forza riprendere il servizio e riprendere l'apertura dei cancelli mantenendo il giusto rispetto del Covid, mantenendo il distanziamento opportuno, però dobbiamo riaprire, dobbiamo aggregarci, dobbiamo aprire alla popolazione. Io vengo da Roma, è un anno che sono qui, ho visto un po' una situazione troppo chiusa che il Covid ha comportato, ho voluto con forza riaprire. È solo una piccola parte dei bambini perché ho una fila interminabile che voglio andare e credo che avrò l'impegno del prossimo anno di andare io nelle scuole a parlare con loro in termini semplici di sicurezza, di comportamento. I Vigili del Fuoco hanno poi dato dimostrazione delle loro professionalità simulando un intervento a seguito di incidente stradale. Per far capire che sono arrivati i soccorsi. E poi c'è Pompieropoli, il villaggio allestito dai Vigili del Fuoco per far divertire i bambini. Ormai è diventata una consuetudine nella festa di Santa Barbara invitare qualche scuola e quindi anche a partecipare a questa Pompieropoli che è stata fatta proprio per loro, per farli divertire e per abituarli a usare un po' i sistemi di sicurezza, l'imbraco e fare le cose con una certa attenzione. Naturalmente i ragazzini rispondono con tanto entusiasmo. Certo, i ragazzini sono veramente, veramente felici quando partecipano e si sentono, è come fare per loro il Vigile del Fuoco per quell'ora, quella giornata. Poi sono in mezzo a tutti i mezzi. Si sa, i bambini sono particolarmente attratti dai Vigili del Fuoco. Infine spettacolare discesa dal tetto della caserma della squadra SAF dei pompieri di Crotone con lo srotolamento del tricolore, accompagnato dall'inno di Mameli.